Facciamo tutto su un modello, carichiamo il cloud, la nuvoletta, così ognuno va a lavorare sulla nuvoletta e così tutti quanti stanno su. Ma chi lo fa? Ma chi lo fa? Che uffici termotecnici che fa impianti a Verona sono due e noi che non siamo termotecnici restituiamo i disegni per gli altri termotecnici che obbligatoriamente devono consegnare il disegno con la modellazione spaziale. Rendete conto? Strutturisti ce ne saranno 5. E tutto il resto ha bisogno del servizio, anche questo è un nuovo lavoro, ad esempio, no? Però per noi è un doppio lavoro, si potrebbe ottimizzare tantissimo se tu magari come strutturista mi prepari il tuo, l'architetto mi prepara. Primo l'architetto, poi lo strutturista vede se il predimensionamento funziona, lo modifica, da lì si mette dentro l'impiantista, che lui è l'impiantista, dovrebbe mettere dentro in contemporanea con voi. In realtà l'architetto non ce l'ha, non ce la fa, non può perché da solo, perché sono in due, non ha tempo. L'impiantista, il strutturista, anche lui no, io ti do il modello, poi ti arrangi. L'impiantista neanche lui ce l'ha, ma allora dov'è sta nuvoletta? Cosa serve? Questo è il punto di arrivo. Quanti anni ci vorranno perché veramente sia così? Quanti? Qualche generazione, 20 anni, cosa così. Io ce la faccio, sì, ma io so accenderlo e vi dico la verità, ci gioco, ma sono loro che sviaggiano, che smanettano. Però lui per arrivare dov'è? Ci ha messo 6 anni, ok? Lui è 6 anni che è sul pezzo, sulle perizie, sulle bim, cioè. Io ormai diciamo una velocità mentale più lenta e faccio dell'altro all'interno del gruppo, ma non posso non sapere, quando mi metto dietro lui che lavora, non posso non sapere cosa sta facendo però. Quindi il corso del bim lo faccio anch'io. Certo che io per disegnare una scala ci metto un giorno, lui ci mette 20 minuti. Questi sono i pesi. Però capisco cosa sta facendo. E lui non è più un BIM operator, cioè non è solo un operatore, lui è autonomo, è un engineering. Cosa vuol dire? Non ingegnere, engineering vuol dire che ingegnerizza il sistema. Perché nel momento in cui io ho un BIM operator, io guardo te, che ho una conoscenza, o guardo vabbè, che ho una conoscenza, devo stare dietro l'operatore così, dire alza, sposta la guaina in alto, no, 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 sposta indietro. Ma come, scusa, ma la trave non è da 80 centimetri? Ma no, la trave è 30 centimetri. Ah, scusa, perché non hanno conoscenza, no? Non hanno competenze. Scrivono tessuto non tessuto. Un giorno gli ho chiesto a un operatore, ma tu sai cos'è il tessuto non tessuto? È questo qua, ma l'hai visto ancora? No. Quindi ecco che lo dico proprio perché è questo, no? Credo che ci vorranno generazioni. Però nel frattempo chi si prepara per primo e chi ha la volontà di sedersi in giornate, investire in giornate come questa, ha già l'opportunità in più di capire cosa fare a breve.